Terza generazione di produttori per l'azienda Montaribaldi, ci troviamo in Piemonte, precisamente a Barbaresco, e con me c'è Giorgia Tontodonati che si occupa proprio del commerciale dell'azienda, quindi un ruolo importante perché si tratta di vendere il vino e questa fiera QN Expo nasce anche per questo. Una tua prima impressione sulla fiera? Allora, sicuramente è stata una fiera che ha avuto una gran bella organizzazione e una gran bella promozione, tanto a livello nazionale in Italia quanto a livello locale qui in Cina. L'azienda si trova a Barbaresco, cerchiamo di immaginare questo territorio, dove ci troviamo? Cerchiamo di descriverlo un po'. Allora, siamo nel bel mezzo delle colline delle Langhe e la nostra azienda si trova proprio in località Tre Stelle nel comune di Barbaresco, quindi abbiamo questa bellissima torre di Barbaresco che risale all'epoca romana giusto di fronte a noi. È stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO ormai già nel 2014, se non vado errata, quindi proprio quello che ci contraddistingue sono queste colline completamente ricoperte dai vigneti. Sono colline piuttosto alte perché siamo intorno ai 300, 400, anche 500 metri sul livello del mare e questo ci porta ad avere tantissimo lavoro manuale in vigneto, infatti siamo indicativamente sulle 500 ore a ettaro. E questa città, insomma, Barbaresco, dà anche nome al vino che mi hai portato, un piatto cinese per l'uno e per l'altro. Allora, direi che forse quello che si adatta di più con il Barbaresco potrebbero essere gli spiedini di Montone, Yang Rou Tuar, oppure la Hong Xia Rou. Invece per quanto riguarda il moscato, tutto ciò che è dolce può andare molto bene. A me vengono sempre in mente forse un piatto un pochino più del sud, ma i Jiamen Tou, che sono questi panini fritti che sono uno spettacolo. E allora, insomma, adesso vi salutiamo chiaramente in cinese a questo punto. Zaijian, xixie ni man.